Basta con le mosse di karate! Oh no! Il mio telefono nuovo di zecca! È stato un incidente! E adesso? Wow! Chi è quel tipo? Una specie di genio del telefono! Cosa pensi che voglia? Io... Wow! È un genio tutto nostro! Oh no! Controllano di nuovo i telefoni! Devo inventargli qualcosa subito! Come posso fare a entrare? Questo tizio non è d'aiuto! È un altro mondo qui! Sì, Trovato! Proviamoci subito! Chris! Dici a me? Posso? Assolutamente no! Oh, per favore! Va bene, ma una condizione. Un sacrificio necessario. Sono pronte. Morbide, morbide. Vieni, bacia questo. Che morbidezza. È stato stupendo. L'acquario è tutto tuo. Cominciamo. Meno male che a pranzo non avevo fame. Mi raccomando, sigillate bene. Ecco qui. Perfettamente nascosto adesso. Sì! Salve! Oh, che bel pesciolino! Entra pure, Annie. Adesso posso ripescarlo. Scusa tanto, piccoletto. Asciuttissimo. La plastica funziona sempre. 25, 26 e via con le spalle. Che succede? Oh, si è fulminata, accidenti. C'è nessuno? Ah, basta leggere, mi sa. Eh no, questa roba è proprio andata. Forse la lampadina è vecchia. Non sembrerebbe, però. Ehi! Sembra quasi che Jennifer sia incastrata. Che idea! Jenny! Vuoi posare per una foto? Ho avuto l'ispirazione. Fai finta di essere intrappolata. Tipo così? Sì, sì, perfetta! Com'è vivere dentro una lampadina? Sembro davvero incastrata lì dentro! Ciao! Come stai, cara? Guarda che cosa qui! Non mi dire! Dove l'hai preso? Giusto stamattina. Tutto colorato e brillante. Wow! Sono quasi invidiosa. Voglio anch'io un telefono nuovo. Un attimo. Non mi serve un nuovo telefono. Questa custodia è carinissima. Anzi, ne ho più di una. Certo, meglio che niente. Beh, io ne ho persino delle altre, vedi? Questo colore è veramente bello. Guarda come sono colorate le mie. Sì, sì, sono carine. Ma vuoi mettere col mio smartphone nuovo? Cosa? Va bene, non mi lasci altra scelta. Di che stai parlando? L'hai voluto tu! Tutte le mie custodie! Wow! Sono tantissime! Hai visto? Anche le custodie fanno colpo! In effetti sono colpita! Nel mio smartphone nuovo adesso non mi interessa più! Mi è venuta un'idea geniale! Prendo una cannuccia e chiudo un'estremità con la piastra così!
Fatto! Adesso il prossimo passo. Col contagocce riempiamo la camicia di questo liquido colorato. Perfetto! Bisogna lasciare un po' di spazio extra. Chiudiamo anche questa estremità. E adesso prendo la custodia trasparente. Ricopro di colla tutta la superficie. Ottimo! Incollo le cannucce. Ne ho fatte di vari colori. Le metto tutte sulla custodia e voilà! Ha anche le bollicine. Mai visto niente del genere? Accidenti! Io e la mia coloratissima custodia ti salutiamo. No, adesso sono più invidiosa di prima. Guarda Sofia come si impegna. Le brave ragazze non hanno distrazioni. Ho parlato troppo presto. Ma dove l'ho messo? Dovrebbe essere qui da qualche parte. Ci mancava solo la mimetizzazione. Segui il cavo. Quanto è lungo questo coso? Il mio braccio è indolenzito. Ma questo non è il mio telefono. Oh, che spreco. Posso a malapena sentirmi il braccio. Ok, stavolta sono vicina. Eccolo! E sembra che abbia appena perso la chiamata. Adesso dovrò richiamarlo. Aspetta! Forse posso creare qualcosa. Sì, questo andrà bene. Prendi il tuo cavo e arrotolalo attorno ad un pennarello in questo modo. Una volta arrotolato, mettilo sotto un asciugacapelli per un minuto. E quando togli il pennarello, il cavo non sarà così lungo. Adesso starà al suo posto. Così. Quando sarò concentrata, non perderò tempo a cercare il telefono se dovesse suonare. È Kevin! Ehi, come va? Scusa se non ti ho risposto prima. Questo sfondo è fantastico, Amy! Continua a posare. Vieni a vedere. Sofia, il tuo dito ha rovinato tutto. Non volevo, te lo giuro. Che spreco. Aspetta un secondo. Mettiti in posa. Sì, un altro servizio fotografico. La magia non avviene solo dietro l'obiettivo. Il dito è di fronte. Show, Amy, va via! Ehi, le mie braccia! Wow! Fai attenzione a quelle dita! Posso ribellarmi, lo sai! Oh? Aia! Ciao, caro! Adesso vai dentro! Questo sarà perfetto! Ah, appena in tempo! Ciao, Matthew! Emily! Il momento mi sembra ottimo! Aspetta, quello cos'è? Ha già quel giocattolo! Che sfortuna! Adesso cosa posso darle? Questi auricolari? Oh, sì! Ma prima devo fare un paio di cose. La sicurezza prima di tutto. Ecco che arrivo! Continuo a rotolare! Un passaggio impegnativo. Ma ho degli affari da sistemare. Facciamo spazio, per favore. Cos'è meglio di un regalo? Uno personalizzato, naturalmente. Sarà sicuramente unico nel suo genere. Devo solo coprire tutto il bianco. Ecco, proprio così. Ora disegno il volto. Per fortuna ho un sacco di blu. Dopotutto è il suo colore preferito. Adesso passiamo ai dettagli. Sta venendo bene, vero? Non devo lasciare parti bianche. Anche quelle sono importanti.
Perfetto! Ora qualche ritocco finale. E abbiamo quasi finito. È carino, ma... Ah! Un ultimo passo. Mettendolo al posto giusto, prende vita! Non è perfetto? Proviamo di nuovo. Ehi, ho una cosa per te. Wow! Si abbina al mio peluche! Dove l'hai trovato? Ah! Oh, che... Quasi dimenticavo. Ho anche io un regalo per te. Ti piace? Adesso possiamo abbracciarci. Che bello essere amici. Buon compleanno. Grazie. Questi sono per te. Sei fantastica. Chissà cos'è. Ecco a te, spero ti piaccia. Wow, mi state viziando. Sono fortunata ad avere amiche come voi. Stai scherzando? Wow! Cosa? È il compleanno di Stacy? Ciao! Ciao, Emily! Grazie ancora! Me ne sono dimenticata! Che posso fare? Magari in borsa ho qualcosa che posso regalarle? Magari un pollo di gomma? Mi sa di no! Che altro ho? Cacca finta? Fa sempre sorridere! No, meglio di no! Un nuovo iPhone! Wow! Sono pessima. Si arrabbierà un sacco. Magari le compro un regalo dopo la scuola. Spero non le dispiaccia. Che profumo questi fiori. Ho trovato. Le faccio un biglietto. Alla fine è il pensiero che conta, no? È orribile. Devo pensare a qualcosa. Aspetta. Ho un'idea. So cosa regalare a Stacy. Mettiamoci al lavoro. Primo, disegno dei punti sulla copertina del mio quaderno con un pennarello blu. Creerò un disegno casuale. Uso anche colori diversi. Continuo fino a riempire la pagina. Mi sembra un ottimo risultato. Dovrebbe andare. Ora copro il quaderno con del nastro adesivo trasparente. Deve essere perfettamente liscio. Taglio la parte in eccesso. L'ultimo pezzo. Ora tampono il nastro adesivo con la vernice nera. Con questa spugna uniformo il tutto. Devo coprire l'intera copertina. Lascio asciugare. E con uno spiedino in legno incido un messaggio. Lo spiedo raschia via il primo strato e rivela i colori sottostanti, creando un effetto molto bello. Finito! Stacy? Buon compleanno! Oh, Emily! Wow! Grazie mille! Lo adoro! Vieni qui, amica! Allora, la torta? Controllo solo le notifiche! Uffa! Tutti hanno una bella foto tranne me! Aspetta! Ho un'idea! Sì! David andrà benissimo! Maledizione! Sta con Jennifer! Lei lo sta pulendo? Che cosa? Ma chi pensa di essere? Lei pensa di essere così speciale perché è con David! Belle foto! Belle foto! Aspetta un attimo! Posso fare qualcosa? Devo solo assicurarmi che non ci sia nessuno! Ed ecco la roba di David! Bingo! Non gli dispiacerà se prende in prestito questi! Sarà fantastico! Devo solo mettere le braccia nelle gambe dei pantaloni! Devo preparare il telefono! La modalità timer automatico è attiva! Metto le mani nelle scarpe e... Scatto la foto! Ha funzionato! Guarda tutti quei mi piace! Bella foto, Annie! Ma io so la verità e ora la sanno anche tutti gli altri! La prossima volta sarai più fortunata! Di cosa sto parlando? Oh mio Dio! Ma non esiste! Levatevi dai piedi! Uffa, devo toglierlo subito! Ma io penso che sia stata una buona idea!
Scusi, non l'ho vista. La musica? Non credo le piaccia. Ecco il beat drop. Spiacente, niente più musica. Cosa c'è lì? Ci vediamo! Ci è mancato un pelo. Ma adesso so cosa fare. Vediamo. Questo di sicuro non serve. No. Eccoti, cercavo proprio questo. Vedete il supporto dello scotch? Togliamo lo scotch e rimpiazziamolo con queste. Perfetto! Ferma! Devo controllarti. Al mio scanner nulla sfugge. Accidenti! Nulla. Ok. Ti ho beccata! Questo è scotch! Oh, ma com'è possibile? Va bene. Il trucco ha davvero funzionato! Ed è anche comodo! Giusto in tempo per l'assolo di chitarra! Woo! Oh, ma guarda quante cose! Sono tutte così carine! Buon compleanno, Jennifer! Tanti auguri! Ho qualcosa di davvero speciale! Ta-dam! Oh, vado pazza per gli orsacchiotti! Tutto per la mia amica speciale! Ci facciamo una bella foto? Sì, sarà proprio adorabile! Qualcosa non va, però. Che cosa? Perché non dai a me l'orsacchiotto? Va bene, fidati. Sto in posa da sola? Non proprio. Siamo pronte? E azione! Io mi metto in posa, ok? Vuoi vedere? Niente male, eh? Vedi? È grande quanto te adesso! Ma è incredibile! È enorme! Davvero, è stata la puntata più buffa! Chissà dove sta andando! Sì! Vai! Ma che succede? Guarda! C'è una festa Poppy! Andiamo! Wow! Il tuo Poppy è carinissimo! Ecco il mio, possiamo andare! Ah, c'è un butta fuori, accidenti! Non si possono portare cibo o bibite. E i nostri dolcetti, come facciamo? Voglio tanto andare a quella festa. Sai cosa? Andremo alla festa con i dolcetti. Guarda, possiamo prendere la tua custodia Pocket. E qui mettiamo una fotocamera finta. Riempiamo tutto di Skittles. Una per ogni forellino del Pocket. Dobbiamo infilarne più che possiamo. Adesso la cioccolata, così, la sciogliamo, la versiamo tutta sul biscotto semi. Vedi? È tutto pronto. Sembra proprio un vero telefono. Fantastico, sei grande. Andiamo. Prego, entra. Non hai visto il cartello? Niente merendine o bimbo. Levati di torno. Ho il mio papi. Su, entra pure. Mai vista prima d'ora una custodia Poppy. Bella però, divertiti. Sembra che non ci sia nessuno. Posso giocare col mio Poppy Jumbo? Wow, guarda quanti Poppy ci sono qui. Venite, aiutateci su. Che festa fantastica. Mettiamoli uno sull'altro. Dai, 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 superiamo il record. Ehi, vuoi fare scambio? Ah, ok. Pensi quello che penso io? Ora della merenda, woo! Ta-da, già pronta per noi. Basta rimuovere questa custodia e abbiamo la merenda sotto in casa. È buonissima, assaggiala. Ehi, venite,
abbiamo portato in dolce. Puoi fare delle bellissime foto mentre passeggi sulla spiaggia. Ehi, che cos'è questo? Qualcuno lo avrà fatto cadere. Beh, se non è di nessuno me lo tengo o no? Sta ferma lì, ok? Perfetto. Ehi, ma questo trucco funziona per davvero! E non hai nemmeno bisogno di usare Photoshop. Bel lavoro, ragazze! Indovina chi va in vacanza? Io? Dove sto andando? Non andrai da nessuna parte. Che cattivo! Ora mi vendicherò. Lascia che ti porti nel viaggio di una vita. Sul serio? Sono a Londra! Evviva! E adesso? Francia! Datemi del pane e del formaggio! Di oui? La prossima? Eh sì, l'Egitto! Certo che fa caldo qui! Wow! Lo voglio! Io no! Ma cosa sono questi passi di danza? Penso di potercela fare! O forse no! Cos'ha questo coso? Credo che la batteria sia scarica! Phew! Guardate che vista, gente! Che sollievo! Posso spiegare? Lo faccio solo per Instagram! Tieni duro, ci penso io, genio! Il potere sta arrivando! Ehi, vacci piano con quel coso! Ecco! Molto meglio! Eh? Ma che sta succedendo laggiù? Oh, che disastro! Vabbè! Buongiorno! Non così in fretta, c'è qualcosa che vuoi dirmi? Ah, lo sapevo! Niente telefoni, ricordi? Va bene! Grazie! E sistemati i capelli! Che maniere! Anche sì! Ma certo, torno subito! Vuoi nascondere il telefono? Usa la plastilina! Mettine un po' qui sul lato della spazzola, così! E poi continua su tutto il bordo! L'importante è coprire per bene il telefono! Perfettamente mimetizzato con la spazzola! Comoda e pronta all'uso! Sono carinissima e geniale! Ora va meglio, sì? Posso? Oh, questo specchio è straordinario! Come ho fatto a non notarlo? Prego! Puoi tenerla, cara! E adesso accomodati! Ce l'ho fatta! La lezione è finita, è ora di prendere i telefoni! Che inizi l'invio di messaggi e il controllo dei feed! Devo prendere il mio. Ma come faccio a trovarlo? Come sapevi che era il tuo? Oh, mia madre! Pronto? È per te. Pronto? È per te, Kylie. Pronto? Ciao, mamma! Oh, bene! Tutti i telefoni si assomigliano. Il mio è lì dentro. Bingo! E ora siamo rimaste in due. Questi selfie sono orribili. Ma questo è anche peggio. Problema risolto, credo. Non posso permettere che succeda di nuovo. Tagliate una spugna in pezzi come questa. Togliete il case dal vostro telefono e dipingetelo col vostro smalto preferito. Le macchie casuali come queste sono perfette. E un pizzico di glitter, naturalmente.
Con una spugnetta rendete il tutto più uniforme. Vedete come si mescola? Ripetete il processo un paio di volte. In questo modo otterrete un disegno originale. Prendete uno stuzzicadenti e usatelo per spargere lo smalto bianco. Sembra piuttosto figo, eh? Ora usate la spugna ancora una volta. Ultimo, ma non meno importante, mettete uno strato di smalto trasparente. Lasciate che si accumuli. Dopodiché spargetelo tutto intorno. Ora aspettate che si asciughi. I selfie sono molto più divertenti in questo modo. Oh, ehi! Sul serio? Sembra che tu abbia lanciato una tendenza, Olivia, alla faccia dell'essere unici. Fare gli origami è una faticaccia. E poi, tutto qui? Che cosetto insulso. Pazienza. Avanti il prossimo. Ok. Va bene, ultimo tentativo. Sempre peggio e sto anche finendo la carta, accidenti. Certo che stai facendo un bel casino. Jennifer e i suoi progetti. Ora che ci penso, però, ho un'idea. Jennifer, vuoi divertirti? Con una pattumiera? Sei impazzita, mi sa. Divertiamoci con le ombre. Questo sarà uno sfondo fantastico. Forza con le foto. Oh, sembra quasi che tu sia sott'acqua. Tocca a te. Queste foto faranno il pieno di like. Guarda quanto sono belle. A chi serve uno studio? Ciao, come stai, cara? Guarda che cosa qui. Non mi dire, dove l'hai preso? Giusto stamattina. Tutto colorato e brillante. Wow, sono quasi invidiosa. Voglio anch'io un telefono nuovo. Un attimo. Non mi serve un nuovo telefono, questa custodia carinissima. Anzi, ne ho più di una. Certo, meglio che niente. Beh, io ne ho persino delle altre, vedi? Questo colore è veramente bello. Guarda come sono colorate le mie. Sì, sì, sono carine. Ma vuoi mettere col mio smartphone nuovo? Cosa? Va bene, non mi lasci altra scelta. Di che stai parlando? L'hai voluto tu. Tutte le mie custodie. Wow! Sono tantissime! Hai visto? Anche le custodie fanno colpo. In effetti sono colpita. Nel mio smartphone nuovo adesso non mi interessa più. Mi è venuta un'idea geniale. Prendo una cannuccia e chiudo un'estremità con la piastra così. Fatto! Adesso il prossimo passo. Col contagocce riempiamo la cannuccia di questo liquido colorato. Perfetto! Bisogna lasciare un po' di spazio extra. Chiudiamo anche questa estremità. E adesso prendo la custodia trasparente. Ricopro di colla tutta la superficie. Ottimo! Incollo le cannucce. Ne ho fatte di vari colori. Le metto tutte sulla custodia e voilà! Ha anche le bollicine. Mai visto niente del genere? Accidenti! Io e la mia coloratissima custodia ti salutiamo. No, adesso sono più invidiosa di prima. Questi accessori sono fantastici. Questo qui è davvero meraviglioso. Potrei comprare un pop socket simile. In fondo, ho un po' di soldi da parte. Ma $2 di certo non basteranno. Che peccato. Oh, e ho anche rotto il cassetto. Ha
Aspetta, somiglia un sacco a un Pop Socket. Con il telefono a faccia in giù, metti un po' di colla nel centro e attacca il pomello proprio nel mezzo. Lascia asciugare. E adesso un ricordo di questi momenti ingegnosi. Questa cosa è davvero utile. Geniale! Oh, che lunga giornata. Non vedo l'ora di dormire. Adesso mi metto comoda, magari sul fianco. No, troppa luce! Come farò a dormire stanotte? Ecco, così va meglio. Che cuscino scomodo che ho! Così non può andare, ma che cosa ho fatto di male? Tiro fuori una gamba. E se ci fossero i mostri sotto al letto? Meglio rimetterla a posto. Mi sa che devo rassegnarmi a una notte in bianco. E ci pareva, adesso ho freddo. Magari questa o questa. Oh, basta! Detesto il mio letto. Questa notte è un incubo. Ma che cosa c'è? Perché urli così tanto? Ehi, un uovo! Mi hai dato un'idea grandiosa. Prendo la custodia del telefono e la pistola per colla. Faccio un cerchio di colla al centro. Poi lo dipingo con dello smalto bianco. Fantastico! Adesso lo lascio asciugare. Prossimo passo, prendiamo un palloncino giallo. Lo tagliamo in due. Inseriamo dentro una pallina di slime in questo modo. Lo incolliamo sulla custodia così. Com'è morbido! Visto? Sembra che abbia un uovo sulla custodia. Ah, è così morbido e rilassante. Adesso posso finalmente dormire, sì. Ehi, con le uova si può fare davvero di tutto. Wow, questa pianta è alta quanto me. Sorridi. Sofia, ma riesci a fare solo queste pose? Oh, sei tu! Tutti i miei selfie sono uguali. Prova a pensare fuori dagli schemi. Prova con questa prospettiva. Adesso fai finta di scendere dal gradino. Wow! Chi vuole fare? Chris, mi serve il tuo aiuto. È tutto nelle tue mani. Conta su di me, Annie. Dove credi di andare, signorina? Ma non ho niente con me. Che sto facendo, Chris? Mai una volta che possa fidarmi. Entra pure, cara. Operazione cellulare. Su ruote, partita! Nastro adesivo piazzato. Telefono al suo posto e si parte! Occhio alle gambe! Piano, c'è la curva. Arrivato a destinazione. Grazie del passaggio. Il film è stupendo, dovresti vederlo. Oh, Emily, siediti. Ciao ragazzi. Stai benissimo. Grazie, Jake. Che pensiero carino. Ce la posso fare. Coraggio. Oh, la matita è rotta. Che rabbia. Un classico. Perché mi accadono sempre queste cose? Spero di avere un temperino. Vediamo. Niente. Ho solo cose che non mi servono. L'ho lasciato a casa. Ciao, Stacy. Hai un temperino? Non lo so. Vediamo. Ops, che maldestra. No, non ce l'ho. Mi dispiace. Ah, ok. Che strana. Ma che problema ha? È il mio momento. Posso dare a Emily il mio temperino? O posso usare l'anello che le ho comprato? Vale la pena provare. Rimuovo la gemma. Poi metto un po' di colla sull'anello. Dovrebbe andare. Poi premo sopra il temperino.
e rimetto l'anello nella scatola. Fantastico! Ciao Emily, questo è per te. Davvero? Wow, che dolce! Non ci credo che l'abbia fatto tu. Jake, era quello che volevo. Te lo meriti. Sono contento che ti piace. Non vedo l'ora di indossarlo. La misura è perfetta. Ed è così pratico. Jake, sei così premuroso. Ora tutte le mie matite saranno appuntite. Non perderò mai più il mio temperino. È tutto grazie a te. Grazie, caro. Quella avrei dovuto essere io. Come avrei voluto un anello da Jake? Non piaccio mai ai ragazzi carini. Ti va di uscire? Sto per vomitare. Guarda cosa riesco a fare. Niente pollice. Wow, Kate, sei così brava. È facile. Su, giù, su, giù. Voi due vi divertite con così poco. Sei pronta per vedere quello che riesco a fare? Bam! Niente dito! Wow! Impressionante! E il dito è tornato! Ma io non lo trovo così figo! Ma ho avuto un'idea! Ehi, Annie e Kate! Guardate! Una barretta sullo schermo presa! E ora ce l'ho in mano! Che cosa? Ma quella è vera magia! Sì, stregoneria! Volete sapere come ho fatto? Ah, va bene! Innanzitutto hai bisogno di un telefono e una barretta di cioccolato, nel caso in cui non fosse chiaro. Quindi scatta una foto della barretta di cioccolato con il telefono. Sì, devi modificare la foto. Deve essere della dimensione della barretta. Quindi, quando scorrerai, sembrerà che la barretta di cioccolato ti appaia in mano. È così che ho fatto! Potete tenervi gli applausi! E io mi terrò la barretta di cioccolato! Fate come vi pare, perché ne ho un'altra. Ah, la magia mi fa venire fame. Delizioso. Olivia, mi sto dedicando a tutti i miei hobby e sto diventando un professionista in tutto. Non vedi che sto cercando di studiare? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Sorella, non ti stai comportando bene. Ho bisogno di un po' di pace e tranquillità. Il Jen. Scommetto che lui può aiutarmi. Hai bisogno di me? Mettilo in muto. Non sarà un problema. Ora riesco a concentrarmi. Ciò che non sa non può fargli del male. Olivia. Olivia! Olivia! Il mio appuntamento? Vieni pure! Per me! Sei stupenda! Ha lasciato qui il suo telefono! Non se n'è nemmeno accorta! E ora mi divertirò un po'! Tappagli la bocca! Non esiste! Adesso è con un altro! Oh, sei così carino! Ma è perché io ti adoro! Adesso lo farai o no? Bene! Adesso sarà ufficialmente muto! Aspetta, ma sta parlando! Che cosa? Lasciamo perdere! È spettacolare! Perché non riesco a sentire il mio ragazzo? Che figura! Ma è una tortura! Figo, eh? Andiamo! Addio! Cosa stiamo facendo qui fuori? Scusa, mi hai spaventata! Ho paura delle altezze! Non posso guardare! E ora vorrei essere di nuovo in aria! Hai sentito qualcosa? Strano. Non mi faranno mai entrare con il telefono? Forse sì. Basta solo del nastro adesivo. Pronti? Mirare! E appiccica! Fa niente, riproviamoci. Stavolta stai fermo. E come non detto? L'allergia.
Ma che gli è preso? Dai, su, sta fermo. Ecco. Oh, mi è sembrato di sentire qualcosa. Come va? Stai parlando con me? Finalmente ho una ragazza. Oggi è proprio bella, prof. Che dolce che sei. Buona fortuna per oggi. Buongiorno, prof. Buongiorno, Annie. Vediamo che cosa nascondi. A quanto pare nulla. Sembri pulita. Sono pulitissima, infatti. Se lo dici tu. È filato tutto liscio. Grazie per l'aiuto, amico. Abbiamo ripassato. Deve andar bene. Non sbagliare, capito? Che noia. Non riesco a tenere gli occhi aperti. Emily, che schifo. È l'ora del test. Voglio che rispondiate a queste domande. Un test? Bello. Ecco i fogli. Che emozione. Non vedo l'ora di iniziare. Oh, scusa, mi piacciono i test. Ecco a te. Grazie. Mi sembra complicato. Ah, oddio, che spavento. Mi dispiace, finisco le unghie più tardi. Andate pure avanti. Grande. È impossibile scrivere con queste. Ehi, Stacy, hai una matita? Per favore, ne ho bisogno. Ho solo questa, mi dispiace. Oh, ok. Aspetta, ho un'idea. Mi dai la tua un attimo? Ok, ma mi serve. So cosa fare. Sono un genio. Metterò la matita su un foglio di carta. Poi la arrotolerò, facendo attenzione che la carta sia ben stretta. Prima di arrivare alla fine del foglio, passerò un po' di colla e finirò di arrotolare. Una volta incollata, rimuovo la matita di Stacy. Infilo una cannuccia nel cilindro di carta, metterò della colla a un'estremità e la mia matita all'altra. È una matita fatta in casa. Così dovrebbe andare. Grazie, Stacy. Certo, ma cosa ho appena visto? Funziona. Ho avuto un'idea davvero geniale. Non sta andando male. Oh, c'è Matthew. Ehi. Sei in ritardo. Siediti. Chiedo scusa, ma la cura dei miei capelli richiede tempo. Com'è carino. Questa macchina del vento è il miglior acquisto mai fatto. Wow, guardatelo. Mi sento in forma. Sì, sei bellissimo. Ho avuto un mancamento. Oh, la matita. Ops. Speriamo nessuno abbia visto. Oh, guarda questi piccioncini. L'appuntamento sembra andar bene, eh? Torno subito. Meglio controllare il trucco. Dov'è finito? Le mie chiavi? No. Sta diventando irritante. La svuoterò del tutto. Accidenti! Questa borsetta è incredibilmente spaziosa. I miei trucchi! Ehi, sei tornato! È tutta la tua roba? Ma che si porta dietro lo scotch? È un'ottima domanda! Finalmente tornerà utile. Su, vediamo di utilizzarlo come si deve. Gira il telefono a faccia in giù e attacca un pezzo di nastro biadesivo alla custodia. Poi stacca la protezione e incolla lì i tuoi trucchi. Due oggetti essenziali sono diventati una cosa sola. Potrei anche darmi una ritoccata. Stai benissimo! Sofia, sei così ingegnosa!